Oggi parliamo di tradimenti, sì, ma di tradimenti virtuali. La domanda che vi voglio porre è possibile chiedere l'addebito della separazione al coniuge che ha tradito, anche se ha tradito solo virtualmente? Abbiamo già parlato in altre occasioni di come internet in qualche modo metta in discussione tantissimi matrimoni, perché naturalmente si conoscono nuove persone anche in via virtuale. Non abbiamo però mai parlato se effettivamente possa essere addebitata una separazione per una relazione esclusivamente virtuale. Vi voglio raccontare un caso effettivamente accaduto. Un uomo viene a scoprire che la moglie ha una relazione virtuale con un altro uomo e cerca di addebitargli la separazione. I giudici però escludono questa ipotesi e danno ragione alla donna. Perché? Perché sono andati a verificare tutto il contenuto dei messaggi che questa donna si è scambiata con questo amico, con quest'altra persona, e hanno verificato che non avessero sostanzialmente un contenuto di tipo sessuale, quindi che non ci fosse un vero e proprio approccio finalizzato a concludere un rapporto carnale. Però non hanno escluso l'ipotesi in cui due persone si dovessero scambiare delle immagini, per esempio, o dei video, oppure dei contenuti, le dichiarazioni molto esplicite sul fatto di voler consumare un vero e proprio rapporto sessuale. Non hanno escluso che in questo caso, se tutto questo va a ledere la dignità dell'altro coniuge, il rapporto di fiducia che ci deve essere nel matrimonio, allora in questo caso, lo ripeto, evidentemente ci potrebbe essere anche un addebito della separazione a carico del coniuge che ha questo tipo di comportamento. Io credo che in futuro avremo delle grosse sorprese da questo punto di vista, perché, lo ripeto, noi siamo abituati a pensare sempre nell'ambito anche delle aule di giustizia ai tradimenti fisici. Dobbiamo prepararci ai tradimenti virtuali e alle conseguenze che questi avranno anche nell'ambito del matrimonio e delle separazioni.